live in a land. Qualità. Too much greed and stile. Consulenza dell'immagine per creare bellezza. Sandrina e Monica Parrucchieri, Compagnia della Bellezza. Via degli Eucalipti 13, Ciconia, Orvieto. Con la partecipazione di Sandrina e Monica Parrucchieri. Servono i preparativi per l'attesa uscita del corteo storico. Quest'anno, per la prima volta, nella piazza del Duomo avrà luogo uno spettacolo di giochi, musiche e danze medievali, a cui assisteranno le dame del corteo storico. Una novità che vede impegnate più di 150 tra dame, ballerine e musici. E noi siamo andati a curiosare durante le prove. A poche ore da quella che è la più imponente e popolare manifestazione della nostra città, sulla scalinata del Duomo si effettuano le prove del corteo delle dame e dello spettacolo a cui queste assisteranno dopo la cerimonia religiosa dei Vespri in Duomo. Dietro il Duomo abbiamo detto. Dietro il loro? Sì, Un'ottantina di dame e circa 70 ballerine appartenenti a 3 scuole di ballo provano passi e posizioni per assicurare al numeroso pubblico che sarà presente uno spettacolo che non ha mai deluso le aspettative. Guardate bene dove vi metto nel cerchio, per favore, eh? Indietro. Tu stai davanti su Tommino proprio, guarda. Tu stai davanti a lei. Giorgia sta davanti a Olga. Questa cosa io la devo vedere, capito? Questa è una danza storica di Domenico da Piacenza. È carina e tutto quanto, però è molto confusionaria. Se voi non siete attente, ma viene brutta. Possiamo rifarla. La rifacciamo, sì. Però voglio vedere questo di disegno, capito? Le prime si devono mettere qui. Beh, ormai quest'anno per me sono 16 anni. 16 anni. Il corteo invece ce n'ha 17. È stata grazie all'intuizione di un direttore artistico che adesso non c'è più, però alla quale dobbiamo sia la scelta dei costumi che dei personaggi. Perché ha scelto i personaggi. I personaggi e ha inventato, ha creato e ha disegnato il costume, perlomeno per le prime, noi eravamo le vecchie, le antiche. E quindi piano piano è cresciuto, perché poi le ragazze hanno avuto voglia di ancora fare i costumi. A un certo punto abbiamo donato tutti i costumi al comune di Orvieto, perché noi ce li siamo fatti, abbiamo supportato le spese economiche, i gioielli, tutto quello che c'è, il corredo, insomma, e l'abbiamo donato alla città di Orvieto. Adesso siamo un corposo gruppo di 80 dame e damigelle e speriamo che piaccia. Le dame provano la sfilata uno dopo l'altra. Sfilano anche i musici, tamburini compresi, che in ogni festa medievale ne scandiscono i ritmi. Se è vero che il corteo nella sua regalità è ricchissimo di colori, nelle luci soffuse delle notti orvietane le facciate dei palazzi e le vie della Rupe sembrano non voler essere da meno. E si colorano anch'esse con l'esibizione di vessilli, bandiere e degli arazzi, che vengono appesi al centro delle vie. Un'operazione che viene compiuta con estrema attenzione e cura, date le dimensioni e il peso dei manufatti e delle strutture portanti. Insomma, un ritorno alle magiche atmosfere del passato, in un colorato e suggestivo preludio alla sempre attesa uscita del corteo storico.
con la partecipazione di Sandrina e Monica Parrucchieri.